Buongiorno e grazie di esserci. Luigi Colucci, imprenditore e marito di Via Zarone, ha risposto con un post dai toni civili alla nota di detti e contraddetti di un paio di giorni fa. Sostanzialmente dice 3-4 cose. Dice che lui ha una società dall'età di 19 anni, che opera con il fratello, che opera tuttora nel settore della formazione, che crede nel valore della terza età e indipendenza delle tecnostrutture comunali e che la militanza della moglie Lia Zarone non è poi tanto oscura. Dobbiamo una risposta a Luigi Colucci con i toni garbati che appartengono anche al suo post. Colucci diventa motivo di interesse giornalistico perché a un certo punto entra in un settore, quello del dissesto idrogeologico, caratterizzato da stratificazioni, sedimentazioni di interessi, da rapporti spesso collusivi tra tecnostrutture e imprese del settore, da posizioni dominanti, come dicevamo l'altra volta, da oligopoli di fatto. Benvengano il nostro, come dire, profondo convincimento, sparigliatori, outsider. Noi crediamo, lo ripetiamo, che il liberismo in questo pezzo di mezzogiorno e più in generale in Italia sia di sinistra. Ricordiamo sempre un prezioso libricino di Giavazzi e Alesina in tal senso: il liberismo è di sinistra. E allora noi siamo per il libero mercato. Il problema, caro Colucci, è questo. Allora, Colucci entra in questo settore perché, come dire, è forte di capitali e liquidità che gli consentano investimenti nel medio-lungo periodo, è forte perché ha costruito uno specifico know-how in questo settore, perché ha studiato il settore del dissesto idrogeologico negli ultimi 20 anni e ha maturato un'intuizione forte e feconda, perché ha professionalità robuste all'interno della sua impresa. E questo è il suo vantaggio competitivo rispetto agli altri competitor, agli altri players di quel settore? O il suo vantaggio competitivo è rappresentato dal rapporto con la moglie, Lia Zarone, segretario provinciale del Partito Democratico? O entra in questo settore e vince gare e ottiene affidamenti diretti presso amministrazioni vicine, contigue, controllate dal Partito Democratico? Noi ci auguriamo che Colucci dimostri di essere un bravo imprenditore, perché le sue fortune imprenditoriali noi riteniamo siano, come dire, rappresentino una fortuna più generale per l'intero territorio, ma dovrà dimostrarlo. Lia Zarone, l'oscura militanza del segretario provinciale. Allora, noi facciamo fatica a parlare di queste cose, ma se il profilo pubblico del segretario provinciale del Partito Democratico è la messa in scena del suo privato, è l'esibizione sentimentale, è la retorica buonista e amicale e null'altro, perché si meraviglia il segretario provinciale se poi personaggi della sua corte dei miracoli sono i primi a riferire e a parlare del suo privato, delle sue scelte di consumi, della sua etica? Si parla solo di questo. Non ricordiamo a memoria un intervento del segretario provinciale su un qualsivoglia problema del territorio, su, come dire, le linee guida di direzione del suo partito. Non abbiamo nulla di tutto questo. Ma non solo con noi dell'attacco, perché se il problema è parlare con l'attacco, lo risolviamo, non parla, ma parlasse con qualche altra testata. Daremo evidentemente spazio alle sue argomentazioni su temi e problemi specifici. Invece il profilo pubblico di Lia Zarone è quello che vi ho detto. E allora lei sarà giudicata sempre e solo, magari dai personaggi più vicini al suo, come dire, o dentro il suo cerchio magico,
per il SUV da 80.000 euro, per l'aumento di stipendio alla fondazione dei Piccolellis e null'altro. Viazzarone li deve studiare da segretario provinciale del PD, lei guida il più grande partito della provincia di Foggia e vorremmo valutarla solamente per questo. Grazie e alla prossima.